è partito verso un appuntamento con la storia il patriarca della Chiesa ortodossa russa. Destinazione Cuba, dove domani sera Kirill incontrerà Papa Francesco. Per la prima volta un vescovo di Roma e un patriarca di Mosca si ritroveranno faccia a faccia per confrontarsi su temi che a entrambi stanno a cuore. Prima fra tutte la situazione politico-sociale ed ecclesiale in Ucraina, come conferma il portavoce della Chiesa ortodossa russa, padre Alexander Volkov. In particolare si tratterà della questione degli uniati, ovvero i cristiani di rito ortodosso ma in comunione con il Papa. Come pure si parlerà della persecuzione dei cristiani in Medio Oriente. Intanto gli sguardi già si puntano sull'aeroporto dell'Havana, dove Francesco atterrerà alle 20, ora italiana, di domani. Qui si troveranno con Kirill in una sala riservata alla presenza del metropolita Ilarion e del cardinal Koch, due uomini chiave nelle relazioni ecumeniche tra Mosca e Roma. Previsti anche due interpreti che tradurranno dal russo allo spagnolo e viceversa. Sarà un incontro privato che si concluderà alle nostre 22.30, le 16.30 a Cuba, quando Papa e Patriarca si trasferiranno nel salone dell'aeroporto. Lì terranno ciascuno un discorso e firmeranno una dichiarazione congiunta, già limata dalle rispettive diplomazie, che però non conterrà conclusioni teologiche o dogmatiche, ma che certo costituirà il segno di una nuova fase dei rapporti bilaterali tra Chiesa russa e cattolica. È quanto si augura anche la comunità cristiana di Cuba, sede di questo epocale appuntamento. Parla di nuovi orizzonti di speranza il segretario generale della Conferenza Episcopale Cubana, Monsignor Perez, non solo per l'ecumenismo, ma anche per una più vasta cultura del dialogo e della riconciliazione. Un segno che deve essere compreso dai leader di tante nazioni, perché ostilità secolari possono terminare quando c'è buona volontà.